Attraversa la strada con il cane, ma la macchina che si ferma per farla passare viene tamponata e la travolge. Dramma a Falconara per una donna di 57 anni. Rogo in un'azienda di Grotta a Mare, in fumo monopattini elettrici e parte della struttura. Il comune, monitoraggio dell'aria da parte dell'ARPAM per 72 ore. Rincari nelle aziende, la storia di un imprenditore di Recanati. A luglio bolletta da 113.000 euro, fermate alcune linee, ma più produciamo più spendiamo. Oggi test d'ingresso per la facoltà di medicina e odontoiatria, all'Univpm oltre 500 candidati, ma ce la farà solo uno su quattro. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione di ETG Marche. Vi ricordo che potete seguirci anche in streaming sul portale, sulla app e sulla pagina Facebook di ETV. In apertura lo avete visto anche dai titoli La Cronaca, parliamo dell'incidente avvenuto questa mattina a Falconara. Una donna attraversava la strada con il cane quando la macchina che si è fermata per farla passare è stata tamponata da un altro veicolo e l'ha travolta. Vediamo la dinamica di quanto accaduto con il nostro primo servizio. Daniela è sulle strisce, sta per attraversare con la sua cagnolina Trilli. L'auto arriva, rallenta per farla passare, ma viene tamponata da un'altra che arriva e nel terribile effetto domino Daniela viene investita e uccisa. Dramma nella mattinata a Falconara, non lontano dal sottopasso per Villanova. A perdere la vita Daniela Volponi, 57 anni. Tutti la conoscevano come Tofì. Proprio come la canzone del suo mito, Vasco Rossi, di cui era fan storica e con il tempo anche un'amica, visto che dal 1983 non si era persa un tour del Blasco. La donna, originaria di Ancona, si era trasferita nella vicina Falconara e lavorava in un ufficio. In mattinata era uscita con la cagnetta quando ha trovato la morte. Le condizioni della donna sono apparse da subito disperate ai sanitari accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco. Non c'è stato nulla da fare per salvarla. Le indagini invece sono affidate alla polizia locale di Falconara e la dinamica è ancora in parte al vaglio degli inquirenti. La donna potrebbe essere stata investita prima che l'auto fosse tamponata da quella che sopraggiungeva. Si tratta di elementi che verranno chiariti grazie alle indagini nell'ambito del fascicolo non si esclude per omicidio stradale aperto da parte della Procura di Ancona. Ancora cronaca, conta dei danni in uno stabilimento di Grotta a Mare per un incendio scoppiato intorno alle 5 di questa mattina. Nel deposito erano custoditi numerosi monopattini elettrici che sono andati distrutti, ma fortunatamente nell'incendio non si registrano persone coinvolte. Sul posto per spegnere le fiamme i vigili del fuoco dei comandi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Durante le operazioni di spegnimento una densa colonna di fumo si è elevata dallo stabilimento in fiamme ed è stata visibile per chilometri di distanza. Il comune, tramite un post su Facebook, ha fatto sapere che sono in corso delle verifiche da parte dell'ARPAM con due centraline per monitorare la qualità dell'aria. Il monitoraggio durerà 72 ore. Ad Escava, donne spacciandosi per poliziotto con tanto di distintivo fasullo e ne carpiva la fiducia uscendosi assieme, poi però chiedeva loro foto intime e le ricattava pretendendo soldi per non pubblicarle online. Sono scattate le manette per un 56enne di Falconara a fermare il finto poliziotto, i veri carabinieri. L'uomo dovrà scontare una pena di 10 mesi così come disposto dalla procura di Perugia. Rincari nelle aziende, la storia di un imprenditore di Recanati. A luglio bolletta da 113.000 euro. Lui dice: abbiamo fermato alcune linee, ma il problema è che più produciamo, più spendiamo. La bolletta del luglio 2021 è di 53.000 euro e 300 e qualcosa. La bolletta di luglio 2022 è 113.000 euro e 600 e qualcosa. Con un consumo minore, come vede, è 265.000 kW contro 192.000 kW, per cui diciamo c'è un 30% di consumo in meno all'incirca e c'è un costo più del doppio.
La bolletta di luglio 2021 contro quella di luglio 2022, numeri che parlano da soli, quelli presentati da Maurizio Stacchiotti, fondatore e presidente della CS Plastic di Recanati, azienda a conduzione familiare che si occupa da 35 anni dello stampaggio di articoli in materie termoplastiche. Con una quindicina di macchine pronte a lavorare a ciclo continuo, la CS Plastic è una di quelle aziende cosiddette energivore, eppure una bolletta così Stacchiotti non se la sarebbe mai immaginata, anche perché da tempo ha ridotto i cicli di produzione e spento alcune macchine. La macchina di questo tipo qua circa consuma 50 kWh, due sono nuovi di 4 mesi, una è un po' più datata. Ecco, però due sono ferme, come mai? È semplice il discorso, da quando c'è stato questo balzo di aumento della corrente, anche il nostro cliente purtroppo, si trova in difficoltà per andare a vendere sul mercato. Con tutti questi aumenti che ci sono stati, il problema non è produrre, il problema è che se produciamo, più produciamo e più perdiamo in questo momento. Senza un intervento immediato del governo, annuncia Stacchiotti che con la sua impresa da lavoro a 54 persone, tempo qualche mese e molte aziende fermeranno le produzioni. In quest'anno facciamo 35 anni di attività. Non avrei mai pensato di farle in questa maniera, insomma. Per resistere ci avremo qualche mese, secondo me non possiamo pensare di andare avanti anni con questo sistema. L'azione immediata sulle bollette è d'obbligo, perché se no io penso che da qui, io spero di sbagliarmi, ma da qui a Natale diverse aziende spegneranno le macchine, cesseranno, perché non riescono ad andare avanti. Caro carburante, anche con Eurobus fai conti con i rincari, ma il presidente Papaveri assicura non ci sarà nessun aumento per gli abbonati. Secondo le stime di Conerobus, viaggiare per un anno con la propria auto per gli spostamenti quotidiani con la stangata carburante degli ultimi mesi costa più di 2.000 euro, mentre spostarsi con i mezzi pubblici, abbonandosi, poco più di 400 euro, tenuto conto anche del bonus trasporti di 60 euro previsto dal governo per le persone con reddito entro i 35.000 euro. La scelta di Conerobus è stata quella di non toccare le tariffe degli abbonamenti, anzi quello per gli studenti diminuisce. Gli abbonamenti hanno gli stessi prezzi, quindi non cambia assolutamente nulla. Quello che dobbiamo però ricordare è che il governo ha messo il bonus dai 60 euro per coloro che hanno un reddito inferiore a 35.000 euro, per cui è importantissimo poterlo usufruire perché chiaramente è un vantaggio. Come sono rimasti i vantaggi per coloro che sottoscrivono gli abbonamenti via web nei nostri siti. Ma come si affronterà il caro carburante anche nel trasporto pubblico locale? I prezzi cambiano continuamente e schizzano paurosamente. Quindi io posso dire che al momento noi abbiamo un costo incrementale per il 2022 sui carburanti di oltre 2 milioni e mezzo. Saranno sufficienti? Molto probabilmente potrebbero anche aumentare se schizzano ulteriormente, perché la crisi mondiale, quello che sta succedendo in Europa, è qualcosa che cambia lo scenario ogni minuto. Per cui noi dobbiamo essere molto presenti. Questa è una situazione complicatissima, ecco perché sapremo riuscire ad affrontare questa situazione, ma con quale risultato lo vedremo a fine anno. Slittano di un'altra settimana i funerali di Alika Ogorciuku, il 39enne venditore ambulante nigeriano residente a San Severino, ucciso in strada a Civitanova Marche lo scorso 29 luglio dall'operaio di 32 anni Filippo Ferlazzo. La data inizialmente ipotizzata del 10 settembre è stata annullata e le esequie si svolgeranno invece sabato 17 o domenica 18 settembre. A riferirlo è l'avvocato dei familiari che ha detto: ho parlato con il console, i visti per i fratelli saranno validi dal 10 settembre, per cui da quel giorno in avanti potranno prendere un aereo dalla Nigeria e arrivare in Italia, da qui dunque appunto lo slittamento delle date per i funerali, che comunque devono ancora essere fissati ufficialmente. La famiglia ha scelto il chiostro di San Domenico a San Severino Marche per appunto il funerale, ma anche sul luogo si attende il via libera.
Oggi test d'ingresso per la facoltà di medicina e odontoiatria. All'Univpm, l'Università Politecnica delle Marche, oltre 500 i candidati, ma tra loro ce la farà solo uno su quattro. Ho ritrovato un foglietto da bambino dove scrivo che volevo fare il dottore e quest'estate l'ho praticamente dedicata allo studio, quindi penso solo a passare. Il giorno per coronare l'inizio di un sogno. Il test d'ingresso per medicina qui al Pala Prometeo di Ancona sono stati 517 i candidati. A livello nazionale in 60.000 per avere un posto all'università. Ce la farà uno su quattro. E per me rappresenta adesso quest'anno un modo per entrare, però se non ce la faccio l'anno prossimo, ecco, questo qui oggi determina se devo aspettare un altro anno o se ce la faccio quest'anno. Io era da tanto che volevo fare medicina, quindi... Ha studiato molto in quest'estate? Sì, abbastanza, cioè comunque da settembre più o meno, scuola permettendo, quinto permettendo, però sì, diciamo che l'estate l'ho vista passare davanti sui libri. Cosa ne pensi del numero chiuso? Penso che sia una bella sfida e che comunque metta alla prova tutti gli anni migliaia di studenti. Capisco perché quelli che vogliono studiare medicina sono tanti e le università non possono ospitare a tutti ogni anno, quindi capisco. Telefoni e zaini nelle buste, mascherina FFP2 su e la voglia di farcela. Gli ingressi sono stati scaglionati dal mattino per l'inizio del test alle ore 13. Ci fate entrare scaglionati e non c'è comunque... Forse quelli che sono entrati prima di me un po' più sfortunati, perché stare dalle 8 fino all'una chiusi lì forse un po' così, però a me è andata bene. Io sono l'ultimo dell'alfabeto. Dunque la prima giornata è andata con i test per medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria. Il 13 settembre tocca al Medicine and Surgery. L'offerta formativa della nostra facoltà è cresciuta negli anni, oggi noi siamo in grado di accogliere 275 studenti al primo anno, a cui se ne aggiungeranno altri 60 che entreranno nel percorso di Medicine and Surgery, ovvero sia un nuovo corso di laurea erogato completamente in inglese con un indirizzo particolare sullo sviluppo delle nuove tecnologie. Nel 2016 avevamo 160 matricole, quindi sommando i due corsi di medicina in italiano e in inglese abbiamo più che raddoppiato in 6 anni. Approvato il piano regolatore del porto di Porto San Giorgio dalla giunta regionale, ora, scrive il sindaco Valerio Vesprini, si apre una seconda fase che è quella del confronto con gli operatori e con le forze attive per dare attuazione alle previsioni della pianificazione. Il piano prevede gallerie commerciali, residenze turistici, il cantiere portuale coperto e ancora ampi spazi per uffici e servizi. Inoltre è prevista una struttura museale per focalizzare la memoria del mare, della pesca e il trasferimento della sezione nautica dell'Istituto Industriale Montani. Via libera invece dal comune di Civitanova per il nuovo atelier manifatturiero della società Louis Vuitton, che sorgerà fra via Enzo Ferrari e via Gobetti a nord della zona industriale A. La giunta comunale ha infatti accolto l'istanza dell'azienda francese proprietaria dell'area, che intende razionalizzare gli spazi in funzione dei percorsi e flussi necessari per le attività industriali da insediare. Macerata, ricordato a 470 anni dalla nascita, padre Matteo Ricci, libri e concerti per il gesuita marchigiano missionario in Cina. Macerata ha celebrato il 470° anniversario dalla nascita di padre Matteo Ricci, con 2 giorni di eventi culturali tra concerti e presentazioni di libri. Della diffusione dell'opera del cittadino maceratese più conosciuto al mondo si occupa una fondazione internazionale a lui intitolata. Il gesuita, matematico, cartografo e sinologo è ancora oggi nella memoria del popolo del Celeste Impero. Sul tema dell'amicizia tra i popoli e tra le persone si sono snodati gli incontri, aperti con la presentazione del libro di Paolo Sabatini, fino a luglio direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, e con un lungo excursus diplomatico anche in Cina.
Beh, io ho passato 41 anni in giro per il mondo a essere amico degli altri popoli, degli altri individui e a portare un messaggio appunto in nome di Matteo Ricci. E allora ho pensato che sono passati 400 anni dal suo De Amicizia, è un momento importante in cui c'è la nuova amicizia, un'amicizia nel tempo della globalizzazione, e mi sono domandato quale potesse essere il messaggio di oggi di chi vuole diventare amico. E insomma, invito tutti ovviamente a dare un'occhiata a questo libro che è stato edito dalle Grafiche Fioroni, un libro marchigiano, internazionale, mondiale, globale. Tutto pronto nella frazione del comune di Treia, Santa Maria in Selva, per la tradizionale sagra della polenta che dopo 2 anni torna senza restrizioni. Tutto pronto a Santa Maria in Selva di Treia per la sagra della polenta, giunta alla 46esima edizione dell'Inzierà i Palati dei tanti marchigiani nel prossimo weekend del 10 e 11 settembre e in quello successivo del 17 e 18. Un evento per la prima volta dopo 2 anni senza restrizioni, con tante iniziative collaterali, come ci spiega un parrocchiano doc. Nella migliore tradizione, con tutte le varie manifestazioni culturali, non solo enogastronomiche chiaramente, ma anche quelle culturali, ma anche quelle storiche, di rievocazione, di ricordo della nostra piccola grande storia, anche della frazione, dei suoi monumenti, ma anche nel rispetto, diciamo, dell'ambiente, nel rispetto della natura, con il folklore, insomma con tutto quello che rappresentava la sagra della polenta. Quando si parla di sagra della polenta non si può non ricordare colui che l'ha voluta, Don Giuseppe Branchesi. Aveva voluto fortemente la sagra della polenta, non solo per un piatto per riunire tanta gente, ma anche e soprattutto per riproporre quella storia antica ma anche moderna, naturalmente delle radici di noi tutti, di tantissimi. Lui si definiva, mi piaceva definirsi le altre cose, un prete di campagna, ma non per sminuire, ma per orgogliosamente ricordare e rinnovare quei valori, quelle tradizioni. E quindi a noi resta il compito, naturalmente l'onore di averlo frequentato per tanti anni, ma soprattutto il dovere di rinnovarne la memoria attraverso i suoi insegnamenti. E prima di salutarci vediamo i dati appena aggiornati del coronavirus che riguardano la nostra regione. Nell'ultima giornata sono emersi 816 casi di positività al Covid nelle Marche sulla base di 3.051 tamponi, ma il numero di ricoveri è sceso a 79, uno in meno nelle ultime 24 ore. L'incidenza su 100.000 abitanti è passata da 269,91 a 258,78 e non si sono verificati fortunatamente nuovi decessi. Nel dettaglio, i ricoveri in terapia intensiva e semi-intensiva sono invariati, 3 per ciascuna area, mentre quelli nei reparti non intensivi sono in diminuzione e sono in totale 73. In osservazione nel pronto soccorso ci sono invece 7 persone, anche questo è un dato in calo, ieri erano 11, mentre le quarantene sono in picchiata a 6.555. E questa era la nostra ultima notizia, io mi fermo qui ma vi ricordo che potete trovare tutte le news aggiornate direttamente sul portale, sui social e sull'app di ATV Marche. Vi ringrazio dunque ancora una volta per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci.